Il Movimento 5 Stelle nasce da Liberi Cittadini. In che cosa si differenzia dalle altre formazioni partitiche? Prima di tutto è un movimento, significa essere sempre in costante mutamento, in una condizione di rete e di scambio di informazioni, di conoscenze perenne. È un qualcosa che si pone su un piano totalmente diverso rispetto al modo in cui abbiamo ragionato fino adesso. Il partito oggi è qualcosa di statico, di fermo, di completamente autoreferenziale, fine a se stesso. I cittadini in rete, tramite la rete internet, la rete fisica sul territorio che creano tra di loro, possono superare e bypassare il sistema partitico. La cosa importante che voglio dire è che questa cosa qui va avanti da 5 anni. Io lavoro sul territorio in rete con i cittadini da 5 anni e ogni giorno io ho constato un problema sui progetti, un problema fondamentale. Che quando ci sono gli interessi dei partiti sui territori, non ci sono gli interessi dei cittadini. Perché non entrerà una persona, due persone, tre persone in consiglio regionale del movimento, ma entrerà una rete. Noi abbiamo un confronto diretto con la base, non esiste il consigliere che hai mandato, io sono solo un portavoce, in realtà con me è entrato un network. Il segreto è condividere, confrontarsi sempre e riportare. Loro credono che io sia un tuttologo, io non sono un tuttologo. Io vado all'assemblea, studiamo, passiamo le ore sui blog, approfondiamo tantissimi temi e portiamo queste idee, le idee che per noi sono le idee del futuro, in consiglio comunale. Lo scenario però è centrodestra o centrosinistra? Non esiste questo scenario perché questa dicotomia è totalmente superata. Io oggi e noi oggi in rete proprio chiediamo alla cittadinanza tutta di costruire un qualcosa di nuovo che già stiamo costruendo da 5 anni tutti insieme in una modalità nuova, che è una modalità di rete, è una modalità di network, perché oggi con la rete noi possiamo accedere tutti alla conoscenza. Io sono Roberto Fico, candidato alla presidenza per la Regione Campania e snodo delle idee e delle esperienze dei cittadini che in rete formano il Movimento 5 Stelle.